Allora, Tetro. Tetro è uno spettacolo. Scritto e diretto da Ivan Alovisio. Sì, sicuramente Tetro è stato un progetto atipico Diciamo tanti piccoli frammenti. che si è andato a concretizzare poco alla volta, passo dopo passo. Noi facciamo questo tentativo che può anche essere percepito come presuntuoso, no? Penso sia un lavoro work in progress, chiamiamolo così. Tetro siamo noi. Cioè degli attori che vogliono parlare di teatro, cioè vogliamo fare teatro nel teatro, no? Teatro è proprio una palestra che poi è diventata uno spettacolo. Penso che sia la prima produzione di Ponzerò. C'è di tutto, ci sono dei temi miei, ci sono dei temi dei ragazzi. Che ogni personaggio in qualche modo è nato anche dall'attore che lo interpreta. Un gruppo di gente inetta che vuole fare arte senza davvero avere una necessità. Un po' la rappresentazione di quello che forse non vorremmo mai essere o di quello che un po' ci ha sempre spaventato. E sono stati tutti arruolati, tra virgolette, da questo regista chiamato lui con la L maiuscola. Come una persona possa in qualche modo manipolare le coscienze di qualcun altro con la promessa di far accadere qualcosa che non accade mai. C'è questo vulcano, no, che deve eruttare. Questa fantomatica eruzione. C'è questa catarsi. Dal momento in cui sei un personaggio che fa teatro, ci deve essere una restituzione. Che si aspetta nell'atto creativo, nella creazione collettiva, che non arriva mai. È un po' la proiezione di un brutto teatro. A tratti entusiasmante, tu già porti te. Ma anche destabilizzante. L'attore esiste soltanto con il pubblico e tramite il pubblico. Ci può essere l'ego dell'attore o dell'attrice o del regista che vuole raggiungere dei risultati in termini tecnici. Allo stesso tempo, però, fare in modo che l'ego personale dell'attore non sovrasti il suo ego artistico, no? Se questo non avviene perché il pubblico non c'è. C'è qualcosa che non torna nei presupposti per essere appunto un artista. Un attore, per essere definito tale, deve avere un pubblico. Nulla è indispensabile.